Salve a tutti. La giornata di oggi è iniziata con una visita per vedere i coccodrilli, anche se un po' ci ha fatto tenerezza perché in cattività era un po' triste vederli. Seguito il nostro viaggio, siamo arrivati a San Fuego dove abbiamo trovato il nostro hotel e poi siamo venuti qua a fare la pappa. Dopo aver fatto un giro nella piazza, vedere il lungomare, e abbiamo incontrato anche un personaggio molto interessante. Da Cienfuegos siamo andati a fare una passeggiata alla Punta Gorda, dopodiché abbiamo preso il pulmino, il nostro bel pulmino scassato, e siamo andati al giardino botanico. Ci siamo stati in spiaggia tutto il giorno, mare e relax. Autodidatta. Ah. Il cuneo età è la scura dei monti. Monviso, lo salta le cose. La Carmagnola atrás deja a Moncalieri, consigue arriba. Agradable Caterina. El poeta imagina el dulce nido de amor y eterna luna de miel. Wow. Thank you.
giro per le montagne e andiamo al Nicho. Questa è la macchina che ci accompagnerà su per la montagna, 4x4 garantito, insomma speriamo bene. A lovely signorita says no, and I believe her, but oh, why do her eyes say quizás, quizás, quizás? That Spanish moon is brighter tonight, it must know something all right. That's why her eyes say quizás, quizás, quizás. We should go back and dance with the rest of the dancers, and yet I have the feeling that her heart's not in her answers. The lovely señorita says no, but I'm not willing to go, not while her eyes say quizás, quizás, quizás. In due taxi sono andati al Nicho, però il coche bello d'epoca si è fermato perché non poteva fare tutta la montagna, è stato fermo una bella ora, allora i nostri conducenti hanno aggiustato e finalmente sono partiti per il Nicho. Quizás, quizás, quizás. Il Nicho è un posto meraviglioso perché nella foresta, nella giungla, sta molto vegetazione. È stato molto querido, molto bello. Sempre che te pregunto, e quando, come, dove, tu sempre me respondes, quizás, quizás, quizás. Quizás, 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 quizás. Could be. 29 giugno, giorno di trasferimento da Trinidad a Santa Clara. Comunque abbiamo fatto diverse tappe, tra cui El Mirador della Loma del Puerto, praticamente un punto panoramico spettacolare. Su una valle verdissima. Abbiamo proseguito il viaggio e ci siamo poi fermati successivamente a Manaca Isnago, le quattro case sparute con un mercatino di roba artigianale, tovaglie ricamate, eccetera, eccetera. C'è questa alta torre, abbiamo proseguito ancora su questa vallata, ma con il trenino a vapore praticamente, ed è stato spettacolare anche questo viaggetto. Con questo treno formato da due vagoni, praticamente ai lati aperti, sedili di legno, cioè il viaggio è stato simpaticissimo, fino ad arrivare a uno zuccherificio nel paese della piantagione. Ovviamente la nostra Caterina ha brincato un musicista, invitandolo a suonare insieme. E ovviamente meravigliandolo con la sua sapienza musicale e conoscenza musicale.